essere venuti a questo momento così importante, perché questa sera ancora una volta, per l'ennesima volta, parleremo del nostro territorio, delle prospettive per il nostro territorio. Io sono veramente felice di essere qui con voi questa sera, ringrazio l'ingegnere Giovanni Marino che mi ha chiesto di essere qui a moderare i lavori. Per me è un grande piacere, un grande onore essere qui assieme a ospiti istituzionali, assieme a tanti amici, assieme a voi. Una premessa che avevo detto a Gianni, che l'avrei fatta: siamo in campagna elettorale, la mia presenza questa sera non è legata alla campagna elettorale. Io conosco tutti e tre i candidati sindaco, sia Gianni, sia Meduri, sia Minniti. Auguro a tutti e tre un grandissimo in bocca al lupo, anzi vi chiederei di fare un applauso proprio in questo momento. Detto questo, parliamo di sviluppo, e quando Gianni mi ha detto parleremo di sviluppo assieme a autorevoli esponenti della regione, non potevo né tantomeno volevo dirgli di no. Ecco quindi la mia presenza qui questa sera. Il tema: merito Portosalvo nell'area meccanica, progetti per uno sviluppo sostenibile. Dicevo degli ospiti, per me è un grande piacere avere con noi al tavolo della presidenza l'assessore regionale Nino De Gaetano. Abbiamo anche il segretario provinciale dell'EPT, Sergio Romeo. Il professore Giulio Quattrone, che è un esperto di economia, poi vi darò qualche dato sulla sua professionalità. E poi c'è anche Dino Laganà, c'è Gianni Marino, qui tra poco cederò la parola per l'introduzione. Parleremo di sviluppo, come vi dicevo, e lo faremo in maniera approfondita perché abbiamo una serie di questioni sospese. Una serie di questioni su cui è giusto che la gente abbia chiarezza e pretenda chiarezza. È notizia odierna che la SEI ha deciso di ricorrere contro la decisione del TAR, che aveva dato la sospensiva per quanto riguarda il progetto della centrale a carbone, ed è notizia di oggi che il coordinamento no carbone ha immediatamente deciso di rimettersi in campo per contrastare questa situazione. Abbiamo il problema dell'ospedale. Tra pochi mesi, mi pare ottobre, l'ospedale perderà l'otorino, poi perderà anche un chirurgo, per cui la chirurgia rischia di andare in blackout. Perderemo dei servizi importanti, a meno che non ci sia qualche buona notizia. Poi c'è la questione 106, la statale 106, la ferrovia ionica che viene smantellata pezzo dopo pezzo con la soppressione dei treni. Abbiamo il problema degli uffici che chiudono: ha chiuso la sezione staccata del tribunale, ha chiuso l'ufficio del giudice di pace. Ecco, in questa situazione, in queste condizioni, parlare di sviluppo può sembrare un'utopia, può sembrare veramente un azzardo, smettendo di fare quello che è stato fatto fino ad oggi la classe politica regionale, ma non solo, anche quella comunale che verrà, decidano di fare qualcosa in più rispetto a quello che è stato fatto. Decidano magari di correre in aiuto di questa benedetta area meccanica che boccheggia, decidano di correre in aiuto dei comuni come quello di Merito che boccheggiano, ci sono stati tagli ai trasferimenti statali, c'è una scarsa capacità di riscossione per quanto riguarda i tributi, e questo può essere legato sia ad una indolenza da parte dell'utente, ma anche alla mancanza di soldi, di povertà, quindi delle famiglie che non riescono a pagare i tributi. A meno che la classe politica non decida di intraprendere e mettere in atto misure drastiche, decise
è decisivo per combattere il fenomeno della 'ndrangheta, che purtroppo è presente e che continua a far sentire il fiato sul collo all'economia e alla politica, non solo locale, a meno che non decidano di combattere corruzione, ma a fare con misure precise. Ecco, anche questo è sviluppo. Il passato è passato, è andato. Andare a prendere le responsabilità, andare a ricercare le responsabilità, a questo punto sembra assurdo. Guardiamo al futuro con speranza, nella speranza, scusate il gioco di parole, di trovare degli interlocutori veramente seri e attendibili. Siamo all'ultima spiaggia, caro onorevole, come lei ben sa, ma non solo merito, non solo il nostro territorio, siamo all'ultima spiaggia. Tra poco anche spariranno, tra qualche anno, è possibile che spariscano i finanziamenti europei, se noi usciremo dalla famosa zona 1, questi finanziamenti verrebbero dirottati verso i paesi in via di sviluppo che hanno più necessità di noi, e perdendo questa occasione che per noi sarebbe veramente la fine. Quindi, avendo un assessore, avendo un esponente autorevole del Partito Democratico, che è un partito di governo, questa sera abbiamo veramente la possibilità di sapere quali impegni vogliono assumere per il nostro territorio, e noi pretendiamo chiarezza e chiediamo appunto chiarezza. So che lo faranno, perché sono, insomma, sanno che quando la gente è presente, ascolta e pressa, loro sanno che devono dare risposte, e mi auguro che questa sera, anzi sono certo che questa sera ci daranno risposte interessanti, ma vedremo più in là. Intanto vi ringrazio ancora per la presenza e cedo la parola e il microfono a Gianni Mani. Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Grazie di essere qui in questa circostanza. Questa circostanza preelettorale che però ha un significato più ampio. Pino Peppe Toscano ha fatto un riassunto che è un po' la sintesi di molte cose che io avevo indicato e ho scritto nel nostro programma elettorale. Intanto faccio una riflessione confermando che la presenza di Giuseppe Toscano, del nostro moderatore, non è legata a una questione di parte politica. Lo ringraziamo per la sua posizione in super partes, così come qualche amico della nostra lista che non è proprio, come siete sapete, una lista civica, che non si identifica esattamente nel movimento PD, dice va bene, noi siamo con la lista civica, però apparteniamo a movimenti, diciamo così, diversi, e noi li accettiamo lo stesso, sono i benvenuti, però questa lista ha il sostegno del Partito Democratico, così come è dimostrato anche con la presenza del segretario provinciale e dell'assessore Gaetano questa sera qui. Parliamo di sviluppo, ma come aveva accennato prima il moderatore, lo sviluppo ha una serie di problematiche che non è così semplice parlare di sviluppo di un comune, forse è meglio parlare di sviluppo di un'area, forse è meglio ancora parlare di sviluppo di un'area ancora più vasta. Perciò, per quanto riguarda il comune e per quanto riguarda le aree, dobbiamo tenere conto delle diverse competenze. Noi possiamo parlare di sviluppo a livello comunale, le teorie di sviluppo, i progetti più ampi coinvolgono collaborazione con i comuni come minimo dell'area mediterranea, per poi non pensare ancora, ma si dovrà pensare all'area metropolitana che entro un anno sarà effettiva e realizzata. Perciò nel nostro programma, quando abbiamo parlato di sviluppo, abbiamo inteso soltanto limitarci ai progetti che riguardano lo sviluppo di questo territorio. Ma i progetti di sviluppo non possono dimenticare il concetto di base che sta nello sviluppo. Non si può avere sviluppo economico se non c'è parimenti uno sviluppo sociale che sta alla base. E noi nel nostro programma, lo vedete chi lo ha ritirato o chi lo potrà ritirare nella hall di questa sala,
abbiamo scritto addirittura nel primo punto del nostro programma che noi pensiamo di attuare uno sviluppo sociale e democratico di questa cittadina così come non è mai avvenuto nel passato. Non è possibile pensare di emancipare questo territorio senza uno sviluppo sociale, senza una consapevolezza dei ruoli, senza la partecipazione attiva dei cittadini. Nel nostro programma abbiamo addirittura indicato uno strumento che favorisce la partecipazione, che si chiama appunto bilancio partecipativo. Il bilancio partecipativo serve essenzialmente a far vivere ai cittadini la vita dell'ente in modo attivo e consapevole. Poi chi è più curioso potrà leggerlo meglio nel programma. Perciò noi prima di parlare di sviluppo, di infrastrutture, di ospedali, di opere, siamo costretti a parlare di sviluppo sociale, culturale, formativo. Abbiamo invitato il professor Quattroni che vi parlerà proprio di questa parte di sviluppo. Non c'è sviluppo economico senza uno sviluppo sociale. Questa società è malata proprio perché siamo partiti dal dopoguerra, alcuni di noi siamo i figli del dopoguerra, in cui eravamo tutti nella stessa condizione e la società era equilibrata tra un livello economico e un livello di sviluppo. Poi improvvisamente il boom economico ha fatto schizzare su l'asta del livello economico, ma noi siamo rimasti indietro con lo sviluppo culturale e sociale. Parliamo di sviluppo senza formazione e irrealizzabile. Come possiamo pensare a progetti di sviluppo nel nostro territorio o anche nel territorio più ampio dell'area carica senza un'adeguata formazione? Qualsiasi investimento economico, industriale, turistico, non avrà le gambe per poter camminare senza l'adeguata formazione del personale. Noi non ce l'abbiamo questa adeguata formazione del personale. Quindi spesso mi sento dire cosa pensate di fare per i giovani, ma i giovani devono, noi come ente e la società gli deve offrire l'occasione formativa, però i giovani senza formazione resteranno indietro nella competizione nel mondo, perché ormai il mondo globalizzato è fatto di competizione. Non sono forse, scusatemi se faccio un piccolo rimprovero ai giovani, non sono nemmeno abituati al concetto di competizione. Noi veniamo fuori da una cultura dove tutto c'era dovuto, dove aspettavamo il posto, nessuno di noi, io non ho mai aspettato il posto, e quindi ci siamo messi in competizione nella società, nel mondo del lavoro, della scuola. Se non si persegue questo obiettivo, qualsiasi infrastruttura, qualsiasi opera sarà portatrice di manovalanza da fuori. Non ne potremmo realizzare un'opera senza attingere a professionisti che vengono da fuori. Quindi lo sviluppo non è un concetto così elementare di intercettazione di risorse per poi poter costruire quella o quell'altra cosa. Noi abbiamo nel nostro programma indicato alcune cose che chiediamo, che abbiamo anche condiviso con gli interlocutori amici della regione, perché pensiamo che siano indispensabili. Abbiamo parlato per esempio di una darsena per il Rione Marina, per il recupero del Rione Marina, perché una volta la cittadina di Merito Porto Sacro aveva come attività economica principale proprio l'attività della pesca, è stata fatta morire proprio per una mancanza elementare di un ricovero delle barche. Abbiamo anche avuto gli splendori dell'ospedale di Merito e, come diceva Toscano, stiamo assistendo alla morte di questo ente che non solo ha portato salute e quindi ha portato la garanzia del diritto alla salute, ma ha portato anche un benessere economico. L'ospedale di Merito in tempi belli aveva forse 800 dipendenti, tutti di questo territorio, e è stata la fabbrica più grande dell'area meccanica che è andata via via sparendo. Perciò è tutto un rimettere in discussione, è tutto un cantiere, ma forse è più giusto dire che è tutto un disastro dal quale ripartire. Noi pensiamo di avere
la capacità di fare ripartire questo paese. Non voglio fare un comizio, scusate, però bisogna pure pensare che si voglia ripartire. Noi abbiamo la capacità di fare ripartire questo paese. Una buona amministrazione, chiunque essa sarà, se fatta bene, se guidata con capacità, con competenza e anche con rettitudine, che è un ingrediente indispensabile di questi tempi, può far ripartire un paese. Altrimenti un'amministrazione, come si dice, che tira a campare, che cura gli interessi di parte, farà morire ancora di più questo paese. Ecco perché sono qui, ecco perché siamo qui. Quindi non mi dilungo nella parte introduttiva, io cedo la parola di nuovo al moderatore, perché abbiamo anche vorrei che lui facesse un po' anche, intanto io mi permetto di ringraziare gli ospiti presenti, il sindaco di Bova Marina e altre autorità che io non conosco, non vedo se sono qui, scusatemi, ma che vogliamo ringraziare per la loro presenza, e io vorrei che fosse possibile, se è possibile, fargli fare un cenno di saluto, cioè il ringraziamento della loro presenza. Grazie, grazie a tutti. Abbiamo il sindaco di Bova Marina, Rubi, prego, se ci può un indirizzo di saluto, grandissimo. Buonasera, sono io che ringrazio l'ingegnere Marino per avermi invitato, ma anche la mia presenza, così come quella di Gino Toscano, è super partes, ma ritengo che merito, così come anche Bova Marina, perché sono sindaco da un anno, veniamo dallo scioglimento, tutta quest'area era stata, diciamo, abbattuta, le amministrazioni abbattute con questi scioglimenti, ma ci sarà già qualche occasione per aprire anche una discussione su questo sistema che poi comunque non ha prodotto alcun risultato. Io ecco, condivido pienamente quello che ha detto poco fa l'ingegnere Marino, e poi leggendo il nome della lista Merito cambia, cambia merito, ecco, io da quando sono sindaco in ogni intervento poi concludo così, diciamo, e cioè che non sarà da solo l'ingegnere Marino a cambiare la vostra cittadina, non saranno gli assessori e i consiglieri da soli, ma bisogna che ci sia ora non mi permetto di giudicare nessuno, ci sia un cambiamento culturale, perché una cittadina la cambiano i cittadini insieme agli amministratori, perché concludo, faccio un esempio fascistico, gli altri due capilista, che io diciamo in bocca al lupo a tutti, potranno essere il Maradona della situazione, ma se non ci sarà poi chi corre per Maradona, così come faceva Bagna nel Napoli, diciamo merito non avrà i risultati sperati. È importante che ci sia un'amministrazione intanto eletta democraticamente e quindi che abbia questa legittimazione popolare, perché merito è il centro, non solo dal punto di vista, diciamo, democratico, ma è il centro più grosso di tutta l'area, ed è importante fare sinergia, perché o diciamo migliora, quindi ci sarà un'inversione di rotta di tutta l'area, quindi di fare sinergia, o altrimenti diciamo non ci sarà veramente un futuro per noi, ma soprattutto per le nuove generazioni. Quindi un in bocca al lupo e il migliore, grazie. Ringraziamo il sindaco di Bova Marina Truppi per il suo intervento. Volevo riprendere un po' sia le cose dette da Truppi, ma anche le cose dette prima da Gianni Marino. Intanto, super partes va bene, però bisogna dare atto che se si vuole veramente cambiare qualche cosa bisogna accendere i riflettori sui problemi. Aver organizzato questo momento di riflessione questa sera va proprio in questa direzione, per cui diamo atto a chi si è mosso
ha sentito appunto questa sensibilità per organizzare appunto un convegno dove si parla di sviluppo. E senza sviluppo sociale, senza formazione, diceva Gianni Marino, non ci sarà neanche sviluppo economico. Ben vengano tutte queste iniziative, facendo anche gioco di squadra, come diceva il sindaco di Pova Marina, spingendo dal basso con una partecipazione attiva da parte della popolazione, allora veramente potremo mettere in seria difficoltà chi dall'alto deve decidere le sorti del nostro territorio. Non chiediamo che ci vengano calati i progetti dall'alto, chiediamo semplicemente che vengano valorizzate le risorse che ci sono, che venga ascoltata la gente, che venga ascoltata la popolazione, e se la popolazione è affiancata anche dalle amministrazioni comunali di tutto il territorio, allora veramente il gioco di squadra sarà incisivo e determinante. Continuiamo adesso con gli interventi. Chiamo Tino Laganà, segretario provinciale, segretario del Partito Democratico, sezione di Veneto Pontesano. Prego Tino. Grazie a tutti per essere intervenuti così numerosi, grazie veramente di cuore. Ringrazio in primis l'onorevole Lino De Gaetano e l'onorevole Sergio Romeo, assessore regionale e consigliere regionale capogruppo, nonché consigliere provinciale del Partito Democratico, che da sempre si sono dimostrati sensibili alle problematiche e alle vicissitudini dell'area meccanica in generale, non solo di Veneto Pontesano. Allora, quando abbiamo interpellato per qualunque manifestazione, qualunque problemino, che si è potuto, sono sempre intervenuti con piacere e hanno dato il loro fattivo contributo alla causa della nostra cittadinanza. Saluto altresì i segretari, voglio salutare la mia categoria, diciamo, che è un po' dal partito e bistrattata a volte. Voglio salutare tutti i segretari dell'area meccanica, in particolar modo i presenti, Franco Orlando di Pova Marina, Mario Maesano di Rocuri e dottoressa Colombo di San Lorenzo. Oltre a questi saluti, saluto anche il professore Quattroni, che sicuramente dopo di me dirà delle cose molto interessanti in merito al tema della manifestazione di questa sera. Io veramente vorrei dire due parole per restare nei pochi minuti che mi hanno concesso minacciandomi di fare l'intervento, dicendo che abbiamo l'onore, passatemi anche il termine, di dire la fortuna di avere al nostro fianco il Partito Democratico, sia che diciamo e al livello nazionale il partito che adesso governa, a livello regionale per fortuna adesso pure governa, a breve la città metropolitana si espanderà e diventerà esecutiva prendendo e abbracciando anche la nostra zona, e quindi anche lì ci interfacceremo con il Partito Democratico. La nostra lista è una lista civica, assolutamente civica, e noi del Partito Democratico abbiamo condiviso tante idee, tanti programmi insieme all'ingegnere Marino, e abbiamo deciso di schierarci appunto con l'ingegnere Marino sin dall'inizio, da quando insieme abbiamo concordato di fare questo viaggio, che ci auguriamo tutti possa essere un viaggio di trionfale. Voglio ringraziare tutti i miei colleghi di viaggio, i candidati della mia lista, che fino ad oggi si sono dimostrati di una correttezza esemplare, forse pure troppo corretta, diciamo, nel sovrasedere alle polemiche, a tutto ciò che il mondo della politica purtroppo pone spesso. E veramente sono dei ragazzi, delle ragazze fantastiche, sono sicuro che alla fine la correttezza, il sorriso e l'educazione che stiamo mettendo in campo tutti quanti triomferà, perché perché
in fondo i milanesi capiscono chi è una persona corretta, chi sono le persone corrette e chi invece sono le persone che cercano di creare scompiglio, cercano di creare disordine, e innanzitutto facendo, non proponendo delle cose positive per la nostra cittadinanza, ma cercando di discreditare gli altri candidati. Da un punto di vista personale mi fa anche piacere, perché ho notato che ultimamente nei web sto ricevendo tantissima pubblicità, anche se non è una pubblicità diciamo positiva, però è sempre pubblicità, e quindi mi fa molto piacere che vengo spesso tirato in ballo, così qualcuno che non mi conosce bene diciamo, può anche decidere in questo senso di votarmi. Io non la faccio lunga, come dicevo prima, perché c'è il professor Quattrone che tecnicamente poi intavolerà il discorso base del convegno. L'unica cosa che voglio ribadire a tutti è che questa lista e questi ragazzi faremo di tutto, metteremo il massimo impegno per cercare di portare il più in alto possibile il merito Portosalvo con tutte le problematiche. E ancora una volta mi onoro di essere segretario del Partito Democratico e di avere al mio fianco delle persone fantastiche come quelle che sono stasera. Grazie a tutti. Grazie a Tino Paganan, segretario della sezione comunale del Partito Democratico, anche per realizzare il suo intervento. Entriamo nel vivo del discorso. Come dicevo prima, abbiamo il piacere e la fortuna di avere questa sera con noi un esperto di economia, il professor Demetrio Quattrone, che è laureato in economia e commercio e ha dedicato all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ed è docente esperto di management nei corsi di formazione, collabora con prestigiosi enti pubblici e privati ed è anche operatore psicopedagogico e si occupa di filosofia e di etica. Filosofia ed etica, quindi perfettamente pertinente con quanto aveva introdotto l'ingegnere Giovanni Marino. Prima di parlare di sviluppo aveva detto che abbiamo bisogno di parlare anche di formazione, abbiamo bisogno anche di parlare di cultura. Ecco, io chiederei al professore Quattrone appunto di spiegarci come queste due indicazioni che ci sono arrivate da Gianni Marino possano effettivamente darci quel qualcosa di più per far crescere questo nostro territorio. Grazie professore. Grazie a tutti. Di solito, diciamo, quando viene presentato un professore di economia ci si spaventa, perché dice chissà questo quello che ci porterà un sacco di teorie, di modelli economici e usciremo da qui con pochi temi per confuse tra di loro. E infatti stasera non faremo questo. Devo ringraziare l'ingegnere Marino, perché con lui abbiamo avuto modo, ecco, di condividere alcuni aspetti che da tempo cerco, diciamo, di portare avanti insieme a operatori pubblici e altri operatori privati, proprio nel settore della socialità, della formazione, della cultura. Mi è piaciuto lo slogan, mi ha colpito lo slogan, cioè nostalgia per il futuro. E devo dire una cosa, perché nostalgia dal greco, come anche perché ce l'ha insegnato il professor Pasqualino Grupi, che lo ricordiamo, se lo ricordate. Nostalgia dal greco viene da nostos, che significa tornare a casa, e da albos, che significa dolore, sofferenza. Mi ha colpito perché è come se il messaggio dell'ingegnere Marino volesse dire: è giusto ritornare a casa nel proprio territorio, riappropriarsi del proprio territorio, dei propri principi, ma bisogna anche combattere nella sofferenza, nel dolore, con la partecipazione di tutti quanti. E questo sentimento, e lo vorrei, diciamo, condividere con tutti quanti, un applauso all'ingegnere Marino. Un'espressione così sentita. E l'altra cosa che mi ha colpito è il discorso che si è parlato di sviluppo e non come molte volte di crescita. Vedete,
e talvolta quando uno dice non sai quello che dici, è vero, bisogna ritornare all'etimo della parola, al principio, al significato della parola. Vedete, chi dice che vuole puntare sulla crescita economica sta dicendo qualcosa che è fuori, diciamo, dalla dimensione umana e, diciamo, dai ragionamenti concreti, perché anche le cellule del corpo crescono, ma attenzione, se crescono più di tanto cominciano i problemi di patologia. Invece si parla di sviluppo, e perché ho condiviso, diciamo, questa espressione e condivido queste espressioni? Perché lo sviluppo significa incorpora gli elementi dell'equilibrio e dell'armonia, ciò che non incorpora la crescita, perché una crescita così a dismisura e non proprio a misura d'uomo, a misura appunto della comunità, porterebbe al disastro. È giusto quello che ha detto lui, ingegnere Marino, così mi ha preceduto, quando ha parlato che lo sviluppo non può passare esclusivamente attraverso l'impresa. Oggi si parla che bisogna puntare sull'impresa, bisogna puntare sulla dimensione economica e imprenditoriale, ma io dico che lo sviluppo passa attraverso l'uomo, attraverso la civiltà, attraverso la persona. Io credo che il problema proprio di ogni comunità è il virus della civiltà in circolo, e purtroppo non ci sono, diciamo, anticorpi che appunto vedono questo virus in circolazione. E allora qual è, diciamo, l'aspetto su cui puntare effettivamente? Attivare un processo culturale sistemico. Vedete, anche qui la parola cultura non è a caso, perché cultura ha un'origine antica come parola. Cultura significa adorazione della luce, e guardate che noi siamo veramente delle tenebre, e quindi se non attiviamo un processo culturale saremo coperti dall'ombra, e i problemi della disoccupazione, della disperazione, della famiglia, eccetera, eccetera, saranno veramente qualcosa poi veramente di risolvere di fronte alla tragedia umana. È chiaro che molti esponenti, rappresentanti, diciamo, delle istituzioni e anche molti soggetti operatori economici parlano di sviluppo imprenditoriale, di occupazione, saltando un passaggio importante, un'anticamera importante, fondamentale, che è appunto quella che appunto faceva l'accenno il Bruno, che ci auguriamo sia il futuro sindaco, voglio dire, dato che io ho condiviso questa progettualità, è quello che chi mi ha preceduto, cioè quello che è la formazione. Io in modo specifico mi occupo di formazione, e formazione significa azione e forma. In Calabria purtroppo la formazione ha subito molti contraccolpi, sia a livello istituzionale ma anche, diciamo, a livello in termini operativi, cioè le ricadute in termini sociali, occupazionali del sistema formativo non hanno così corrisposto a quello che era stato preventivato. Cioè, tra ciò che è stato preventivato e ciò che è il risultato abbiamo, diciamo, una scarsa ricaduta. Forse bisogna un po' rivedere e ripensare il discorso della formazione. Quindi, anche se noi operatori economici della formazione culturale e proponiamo progetti, dall'altra parte le istituzioni devono naturalmente darci una mano. Faccio un esempio concreto, così entriamo, diciamo, in qualche modo in una dimensione più operativa, che abbiamo già parlato, diciamo, la scorsa volta con l'ingegnere Marino. Per esempio, esiste in ambito formativo i percorsi di istruzione e formazione professionale. Cioè, la legge ci dice, una volta finita la terza media, ragazzi che non vogliono più continuare oppure sono in dispensione scolastica hanno una strada parallela, che è quella dell'obbligo formativo, dell'istruzione e formazione professionale. Questa formazione sono ragazzi che ancora sono in obbligo scolastico, non devono avere più il 16° anno d'età, e questi ragazzi, così come anche ci dice la conferenza del Stato Regione, e possono accedere a una delle 22 figure professionali e qualificarsi in 3 anni, oggi 4 anni, in una professione che gli permette di accedere immediatamente nel mondo del lavoro. Ecco, abbiamo visto per esempio il mondo, noi parliamo dei nostri prodotti locali, della enogastronomia, e però
questi prodotti locali, queste nostre gastronomie, se non sono supportati da un kit, un set di competenze e di professionalità, rimangono discorsi appesi sulla buccia dell'astratto. Allora, quale sarebbe, voglio dire, noi stiamo, operatori della formazione, stiamo interagendo con istituzioni pubbliche affinché possano portare avanti, per esempio nella formazione, come dicevamo, i percorsi di istruzione e formazione professionale, perché consentono a questi ragazzi di qualificarsi e di essere assorbiti immediatamente nel mondo del lavoro. Pensate, voglio dire, agli operatori del benessere, pensate agli operatori nel campo dell'idrometallica, termoelettrici, non nella gastronomia, ma neanche nell'informatica, nella tecnologia. Credetemi che questi percorsi non possono e non devono essere abbandonati. Questo lo dico soprattutto oggi, perché siamo in presenza di due rappresentanti delle istituzioni che conosco per la loro operatività e che naturalmente ora si muovono in una fase di start-up, perché diciamo, il governo sta iniziando adesso a lavorare, che però naturalmente anche se per esempio l'onorevole Nino Gaetano è assessore alle infrastrutture, alla logistica eccetera eccetera, ma così come anche l'onorevole Sergio Romeo per le sue ranghi di competenza, insieme a questo esecutivo possono puntare molto, voglio dire, in maniera sistemica sul discorso della formazione. E un altro elemento, perché il mio tempo è breve, quindi ci sarebbe tanto da parlare, un altro elemento importante quando si è parlato di cooperazione è valorizzare il momento, la formula cooperativa. Noi andiamo a parlare di tecnologie e tante altre cose, ma dimentichiamo una cosa: la terra, il settore primario è l'agricoltura, è la terra. Se non partiamo da lì, guardate, non si mangia. Quindi dobbiamo partire da lì come operatori, creando delle situazioni di attività formative che creano appunto centri cooperative di giovani, come esistono in altre regioni d'Italia, e creando una filiera che possono dare lavoro non solo a molti giovani, perché noi stiamo puntando sui giovani, però qua ci sono persone che hanno le mezze età, 50 anni, 40, 30 anni, che sono disoccupati, famiglie in disperazione, che appunto hanno necessità di lavorare. Quindi la formazione oggi non è proprio solo sui giovani, neanche su tutti i disoccupati, su tutte le persone che hanno perso il lavoro, che non trovano il lavoro già da tempo, e che attraverso questi momenti, guardate che ci sono associazioni di categoria delle cooperative o altro, addirittura io sono uno dei previsori di una delle città, dove vi posso dire che molte cooperative, anche di giovani e di meno giovani, sono veramente da apprezzare nell'agricoltura, nel sociale, perché non abbiamo bisogno del privato sociale. Quindi questi giovani come si può non pensare, voglio dire, al momento della formazione e anche al momento della cooperazione? Perché vedete, come diceva giustamente l'ingegnere Marino, ecco, se non si passa attraverso un discorso culturale, attraverso un discorso sociale, lo sviluppo economico non decollerà mai. Io dico sempre che, come diceva Sofocle, ricordando sempre a Pasquino Cupi, come diceva Sofocle, diceva che il nostro lavoro più bello è quello di essere utile al prossimo. Ora vedete, che non esiste un bel tramonto, ma esistono occhi belli per vedere un bel tramonto. Cerchiamo di avere questi occhi belli, cerchiamo di puntare su questi, substrati essenziali, vitali, fondamentali, come la formazione, la cultura, interagendo con le istituzioni, e le istituzioni devono fare la loro parte affinché anche le provvidenze europee non possono tornare indietro, perché anche i commissari europei hanno dato 200 proprie prescrizioni. Speriamo, voglio dire, che il nuovo governo, sono sicuro di sì, possa naturalmente rilanciare una programmazione più operativa e più a misura del territorio, affinché questa comunità, voglio dire, specialmente questa comunità, io la vedo con il cuore perché i miei sono della Ionica, quindi maggiormente, ma per tutta la Calabria, possa naturalmente ritornare a avere un sorriso, anche una borsa di sorriso. Grazie. Severa, veritiera,
che ha fatto del nostro contesto, del nostro tessuto socio-economico. Quindi mi è piaciuto molto l'approfondimento che ha fatto per quanto riguarda la ricaduta dei progetti, che spesso non c'entra l'obiettivo, ma anche questo è un vecchio pezzo, perché la maggior parte dei progetti che arrivano in fondo non sono serviti da un'attenta verifica. La verifica dei progetti è fondamentale, perché aiuta naturalmente chi verrà dopo a correggere il tiro rispetto a quello che è stato fatto. Se ci sono delle cose che possono andare avanti, si rimettono nuovamente in campo, altrimenti bisogna cambiare rotta. Quindi la verifica dei progetti è fondamentale. Poi ho parlato della centralità dell'uomo. L'uomo che deve tornare centrale, ma spesso abbiamo messo da parte questo concetto, lo vogliamo mettere da parte, anche perché viene sacrificato sull'altare del più denaro. La maggior parte dei dati che sono arrivati in questi anni sono arrivati con mere operazioni ragioniere, cioè è prevalso il bilancio rispetto al bisogno dell'uomo. Questo purtroppo non va bene, perché l'uomo non può essere messo sul pari piano dei soldi del bilancio. Servono quindi scelte politiche forti. Scelte in grado di aggredire tante problematiche. Dino Ragnà nel suo intervento diceva che ha avuto il piacere di incontrare l'assessore dei Carmi, anche il segretario provinciale, anche il capogruppo del PD al Consiglio regionale del Gaetano Fico e Romeo II, sempre disponibili a risolvere dei problemi quando sono stati chiamati in causa. Ma qui non abbiamo dei problemi, ne abbiamo dei problemoni. E allora io ne elenco ancora una volta qualcuno, così poi diciamo a Sergio Romeo di dirci cosa sta facendo il PD, cosa sta facendo il Consiglio regionale, il governo regionale rispetto al nostro territorio e allo sviluppo del nostro territorio. Allora, onorevole, ospedale, lavoro, collegamenti, quindi parliamo di statale e ferrovie, sviluppo e poi centrale a carbone. Credo che basti, grazie la parola. Tanto per chiarire come la pensiamo, io credo che il ruolo
interessante di stare nel tema oggetto dello svolgimento del nostro convegno. Il ruolo di Emerito Montesalvo nello sviluppo dell'area vegana naturalmente si poteva cercare, perché merito è il comune baricentrico di quest'area. Per troppo tempo questo comune è stato assente dalla scena politica e amministrativa. Con queste elezioni comunali possiamo dire tornerà la democrazia, e il ritorno della democrazia nei nostri comuni è sempre un fatto positivo. Dopodiché la democrazia torna nella misura in cui noi siamo capaci, tutte le forze politiche, questa lista e le altre liste, di condividere dei valori. Il primo valore qui, soprattutto qui ma dappertutto, è quello di una amministrazione estranea alle forze malavitose, opposta agli interessi malavitosi e con la capacità di blindare i flussi economici, appalti, forniture e così via, dagli interessi illegali. Questo è il primo punto che noi dobbiamo mettere dentro il nostro ragionamento, perché lo sviluppo dell'area meccanica ha una precondizione: togliere dal campo la questione di interessi malavitosi, la spazzata lì, perché il bene comune pozza con gli interessi dell'andrangheta e del potere comune. Sono due cose in assoluta antitesi, sulle quali nessuno di noi di dentro ha dubbi e sulle quali noi sfidiamo tutti a un confronto vero sulle cose, sui fatti, sul merito. Insiste al merito l'ospedale. Noi appena insediati abbiamo avviato un confronto anche silenzioso. Molti amano fare nuove cose, noi abbiamo fatto qualche incontro tecnico, perché tecnico è, con il responsabile del presidio, con il nuovo commissario dell'ASCO provinciale di Reggio Calabria, con i tecnici del Dipartimento della Sanità. Abbiamo fatto un ragionamento che dice: all'ospedale di Merito manca tutto il personale medico, come possiamo fare? Ci saranno diverse tornate nelle quali questo personale sarà selezionato. Naturalmente voi sapete che stiamo in piano di rientro e che si inizia dagli ospedali hub, poi dagli SPOC, poi dai generici e così via. Ma sarà fatto, perché è dentro i provvedimenti deliberati dell'amministrazione regionale e del Dipartimento della Salute. Poi mancano i tecnici, poi mancano le apparecchiature e così via. Noi progressivamente interverremo concretamente su tutti questi aspetti, perché l'ospedale di Merito non può essere considerato un fatto ragionieristico, ma l'ospedale di Merito è un punto importante di erogazione di sanità pubblica, e siccome all'ospedale di Merito vi sono delle risorse umane e professionali straordinarie, eccellenti, che hanno operato in condizioni di grande difficoltà, l'amministrazione regionale ha il dovere di rimettere in moto questo tipo di percorso. Naturalmente, immaginare che questo si possa fare in 4 mesi con la bacchetta magica è una follia. Questo si fa se tutti gli attori interessati alla vicenda si siedono attorno al tavolo e ragionano delle cose possibili. È vero, vi sono altre cose che non sono possibili, perché quando a me è stato detto di un determinato reparto che non era previsto, io ho detto: guardate, questo reparto non è previsto, è stato soppresso, cioè chiaro e tutto, chiaro e tutto, il linguaggio della verità e della realtà. In quest'area esisteva pure un progetto. Oggi abbiamo appreso la notizia del ricorso della SEI al Consiglio di Stato. Naturalmente io non entro in quella che sarà la valutazione di un tribunale del nostro paese. Quanto bene, i giudici hanno gli strumenti per conoscere e per giudicare. Dico però quello che compete alla politica e all'amministrazione.
spendete soldi in movimento, li spendete in movimento, li spendete. La 6 si può scordare di insediare la centrale a carbone sul nostro territorio. Non lo vogliono i cittadini, non lo vogliono le amministrazioni di ogni livello, e quindi non si fa. Non c'è prevaricazione possibile su questo. E la regione Calabria, però, oltre a opporsi, sta ragionando di come su quell'area investire risorse pubbliche, naturalmente non da sola, perché da sola non ce la farebbe, per riqualificare l'area e farne oggetto di un intervento produttivo e di sviluppo, perché non basta dire no al carbone, perché no al carbone lo diciamo, lo ridiremo, è chiaro, è scolpito, il carbone non c'è, non esiste, non se ne va, no al carbone, a casa. Dopodiché noi abbiamo l'ambizione però di investire in quell'area. Si fa un concorso di idee, si immagina come utilizzare le risorse comunitarie, perché l'area di Saline è un'area strategica sotto diversi punti di vista, e si immagina di costruire un intervento che, partendo dalla bonifica, non c'è dubbio, inseria uno o più interventi produttivi, perché non bisogna ragionare nella logica del mega intervento. Non è detto che ci sia necessario un mega intervento, ci possono essere degli interventi in sinergia tra di loro, capaci di utilizzare risorse naturali, la vocazione turistica di quest'area, quella culturale, secondo me, e ambientale sono gli aspetti da rilanciare, perché noi o immaginiamo di svilupparci utilizzando le nostre ricchezze naturali, o siamo degli idioti, perché abbiamo ricchezze culturali, enogastronomiche, paesaggistiche, straordinarie, che sono un volano di sviluppo naturale, e dobbiamo ragionare di questo, quindi più interventi anche dentro quella linea, ma fatti come interventi pubblici, perché l'altro aspetto che noi dobbiamo avere presente è che senza il ritorno di uno Stato, di una regione, di un'Europa, che investono risorse pubbliche, lo sviluppo delle aree del mezzogiorno non sarà mai possibile, a meno che non scegliamo di assoggettarlo ad altre logiche alle quali noi però siamo fermamente contrari. L'ospedale, l'area di Saline, l'area Recarica, che ha in comune una tradizione splendida sotto che collega Reggio Calabria alla Lobride, quindi sta dentro un processo importante anche sul piano della viabilità e così via, e poi l'accesso alle aree interne, perché noi dobbiamo immaginare il litorale, tutta la fascia costiera, il turismo balneare e non solo, e poi le aree interne, perché abbiamo dei posti, delle montagne, persino delle cascate, non lo sto qui a raccontare a voi, lo conoscete meglio di me, che non possono stare fuori a un processo di sviluppo, perché una delle peculiarità del nostro territorio è quella di avere in pochissimi chilometri il mare e la montagna, e sulle aree interne la nuova progettazione europea, l'agenda 2014-2020, avrà dedicato un intero capitolo proprio che punta a sviluppare le aree interne. E quindi l'assessore Gaetano ci dirà dei trasporti, delle infrastrutture che sono naturalmente funzionali a un tipo di sviluppo che noi immaginiamo assolutamente sostenibile, tempo sostenibile e quant'altro, dentro una condizione che porta quest'area ad essere interlocutrice privilegiata nella costruzione della città metropolitana. Ultimo punto che io tocco e poi mi taccio. La città metropolitana non è il governo della città di Reggio Calabria sulle periferie, sciocchezze, non è così. Reggio Calabria non riesce come comune a governare nemmeno le proprie periferie,
la Danor a Pella. Fuori questi luoghi comuni. La città metropolitana è un'opportunità perché i territori che la compongono, con le loro specificità, con le loro ricchezze, la costruiscono dal basso, partecipando ciascuna secondo le proprie caratteristiche, attitudini e così via, alla costruzione di quella di un'opportunità straordinaria. Avremo fondi straordinari, avremo la possibilità di interloquire direttamente con la comunità economica europea e ragioneremo dentro una concezione di area vasta dei comuni. Voi fate bene a parlare di area di carica, ma io non immagino che quando sarà sindaco di Medico, Medico si sia fatto. C'è bisogno anche qui di fare riunioni dei comuni e assieme alle riunioni dei comuni partecipare tutti alla costruzione della città. Allora io mi ho piegato con un po' di cose che però sono convinto siano ancorate ai bisogni del territorio, così come il bisogno del territorio tornerà ad esservi l'attenzione di tutte le aziende subregionali, a partire da Piemonte, che con i fondi del dissesto idrogeologico tornerà ad essere un'azienda che si occupa del territorio e che quindi avrà la possibilità di essere produttiva e di uscire dal luogo comune dei 20.000 forestali che non ci sono più da tantissimo tempo. Io vi dico che dentro un progetto di sviluppo serio e dentro un'assunzione di responsabilità ci sarà bisogno di più personale per curare il nostro territorio e farlo sviluppare, basta chiacchiere su questa storia qui, perché altrimenti potremo metterci a disquisire di queste questioni. Sul ritardo delle opere, ci sono opere in ritardo, ma noi abbiamo l'esempio dell'Expo a Milano, che il giorno dell'inaugurazione era ancora da completare. Cioè non pretendessero sempre di dare lezioni al sud. Abbiamo le scatole piene di questa scatola. Abbiamo un paese con gli occhi della realtà. E questo paese ha scontato delle tasse nel mezzogiorno per colpa delle tasse dirigenti anche dei suoi cittadini. Questi ritardi vanno superati, non c'è dubbio. Ma non è vero che nel mezzogiorno si sono investite più risorse che al nord, questa è una parte colossale. Anzi, vi dico che nel 2014 le grandi aziende pubbliche, le prendo due, a esempio, RFI e Poste Italiane, hanno investito il 75% delle loro risorse nel centro nord. E quindi noi abbiamo bisogno di riequilibrare queste risorse e la distribuzione di queste risorse. Così come noi abbiamo fortemente bisogno di riprenderci i fondi comunitari che non sono stati utilizzati al sud, perché le rapine sono rapine. E il fondo di coesione sociale è stato preso dal mezzogiorno per essere riallocato nelle aree del centro-nord, deve tornare al sud, perché le risorse pubbliche servono al nostro territorio e sono le nostre, non sono le altre dirigenti. Se ci sono passi dirigenti, dico quella di Scopettini, che ha lasciato al disastro il proprio territorio senza spesa, senza rendicontazione, senza progetti, saranno giudicate dai cittadini e saranno mandati a casa, ma le risorse non le possono perdere i territori perché falliscono le classi dirigenti. Non è così, non si è mai visto che i soldi non spesi per il MOSE vengono utilizzati in Calabria, no, vengono utilizzati in Veneto. Bene, ma i soldi della Calabria del mezzogiorno devono rimanere da noi, quindi vanno restituiti. E in questa direzione, nell'ultima conferenza Stato-Regione, il Presidente Oliverio ha proposto e ha fatto votare un documento che chiede al Governo di attivarsi per restituire le risorse al Mezzogiorno. Questo è fare politica concretamente nell'interesse dei territori e del loro sviluppo. Consentitemi di concludere, visto che avete ricordato un maestro, una persona alla quale va la mia personale gratitudine e quella di tutto il popolo dell'area cagarica, non solo del Mezzogiorno, che era un grande meridionalista, il professore Pasquino Conte.
frequentarlo, di ascoltarlo, di apprendere da lui tante cose. Ma la lezione che mi ha consegnato prima fra tutti è stata quella di non piegare mai la schiena, di guardare tutti in faccia, di camminare a testa alta, perché quando si lotta per i diritti del proprio popolo non bisogna temere nulla. Grazie. Presidente Di Romeo, per questo suo intervento, e ce ne ha detto. Dire, mi scuso, ma fra poco dovremo andare a un'altra manifestazione a Scilla con un altro governatore, quindi c'è sempre lei. Ma chiuderà l'assessore Gaetano, quindi faremo questa chicca finale. Dicevo, ringraziamo Presidente Di Romeo per le cose che ci ha detto, ce ne ha dette di cose anche importanti. Cominciare dal fatto che questi momenti sono costruttivi nella misura in cui si ragiona su progetti e su idee e non sulla demonizzazione di avversari o comunque di vista dall'altra parte della barricata. Ci ha detto anche che è importante che la futura amministrazione, riportando la democrazia in municipio, riattivando il circuito democratico, deve caratterizzarsi perché è opposta rispetto ai poteri mafiosi. Quindi barra dritta da questo punto di vista per quanto riguarda la legalità, ma c'è anche detto cose importanti per quanto riguarda la sanità, l'ospedale, il no alla centrale a carbone di Salina Ionica, l'intervento che speriamo di poter vedere quanto prima per la riqualificazione dell'area e per lo sviluppo dell'area. Poi ha parlato anche di fondi europei, soldi che devono comunque ritornare sul territorio. Ma proprio a questo chiediamo all'assessore De Gaetano di dirci cosa questi fondi potranno, in che modo potranno tornare utili al nostro territorio e soprattutto cosa sta facendo lui con il suo assessorato per quanto riguarda infrastrutture e trasporti del nostro territorio. Prego, assessore. Grazie. Grazie ovviamente agli organizzatori, ai candidati sindaco, alla lista che ho potuto organizzare, la lista numero uno che ho potuto organizzare questo convegno, e ovviamente grazie al moderatore, al professore per essere intervenuti, al nostro segretario della sezione del PD di Merito Contratto, a tutti voi ovviamente, i sindaci che sono andati in sala, a tutti ovviamente gli amici che sono venuti a trovarci stasera, in un momento molto importante perché facciamolo con nettezza, Merito ritorna tra pochi giorni alla democrazia e questo è già un fatto molto positivo, perché guardate, io ritengo che ovviamente noi dobbiamo, ha detto bene Sebbi, noi siamo, dobbiamo contrastare la criminalità organizzata a fondo e questa amministrazione, sono sicuro ovviamente che Marino sarà sindaco di Merito tra una settimana, sarà il baluardo contro le organizzazioni criminali e sarà un punto importante in sinergia con il Partito Democratico per combattere questa organizzazione. Però una cosa lo devo dire, quando si sceglie un comune viene sconfitta sempre la democrazia e noi invece abbiamo bisogno che la gente torni a partecipare, che ci sia un governo legittimo che scelga per i propri cittadini, perché è sempre meglio un pessimo sindaco che un cattivo. Riteniamo che io girando purtroppo in questa nostra Calabria trovo molti comuni che tornano al voto dopo un scioglimento e dappertutto trovo lamentele degli anni del commissariamento. Noi questa legge dobbiamo modificare, noi dobbiamo sconfiggere la criminalità organizzata, la 'ndrangheta, dobbiamo combattere a fondo, però non dobbiamo sacrificare per questo la democrazia, dobbiamo trovare la giustizia. Perché poi condanniamo gli amministratori, li sciogliamo e poi i burocrati restano sempre al loro posto. E allora una qualcosa lo dobbiamo fare. Molte volte sappiamo che queste cose non portano, diciamo, a risolvere i problemi. Allora io credo, con Marino abbiamo già parlato, dobbiamo fare un piano che Merito deve ritornare alla normalità democratica e deve essere un punto importante dello sviluppo della rete organica, un punto di contrasto alla criminalità della rete organica. Noi dobbiamo lavorare, quindi io credo proprio che c'è questo clima
sbaglia chi pensa di fare la campagna elettorale in questo momento a merito una polemica continua e strumentale contro una parte e anche contro una parte del Partito Democratico. Il Partito Democratico, come detto, si è candidato al massimo rappresentante. Noi invece vorremmo da questa campagna elettorale un confronto di idee, critiche sui programmi, critiche su scelte che possono essere sbagliate, ma non demonizzazione dell'avversario e continua ricerca dello scontro a tutti i costi. Credo che questo non giovi alla cittadinanza di merito, innanzitutto. Quindi io credo dovremmo dare a tutti e invitare a tutti a abbassare i toni, a ragionare sulla politica, a ragionare sui programmi e sulle cose da fare per cambiare questa vostra cittadina e questo vostro territorio. Allora vedete, noi siamo qui con Seppi perché riteniamo che il convegno che avete voluto fare stasera sia molto importante. Oggi ragioniamo in campagna elettorale, è giusto che si ragioni in campagna elettorale anche di queste cose, dello sviluppo di quest'area. Avete fatto bene mettere merito al centro, ovviamente, dello sviluppo dell'area Carcagna. Merito ha un ruolo fondamentale nella futura città metropolitana, ma in questo contesto, in questo comprensorio. È la cittadina più importante dal punto di vista della popolazione, dal punto di vista economico, ovviamente, e ha necessità di essere guida di questo territorio. Però io credo che noi dobbiamo ragionare su come rilanciare questo territorio, perché i dati li sapete meglio di me, cari amici e cari compagni. Questa è l'area più povera d'Italia, l'area che va da Merito Porto Salvo e arriva fino alla Loggia. È la zona che ha più necessità di intervento, non solo per il professore nel suo intervento, Quattrone, ha spiegato molto bene la difficoltà che ha questa zona. Noi dobbiamo ragionare come dare una prospettiva a questa popolazione, a questi abitanti. Io credo che noi, a maggior ragione dove ci sono problemi di criminalità, lo Stato deve essere più vicino alle popolazioni, dando la possibilità di avere più servizi, avere la possibilità di dare occupazione, proprio per emanciparsi da questi problemi. Non si, lo Stato non può rappresentarsi solo con la parte cattiva, ma deve rappresentare con la parte repressiva, ma deve esserci la parte repressiva insieme alla parte propositiva, ovviamente. E noi questo dobbiamo fare per questi territori. Lo abbiamo detto quando hanno sciolto il Comune di Reggio, non serve sciogliere il Comune di Reggio se poi tu non aiuti quel comune a uscire da quelle difficoltà. Reggio è stato sciolto e ha un debito pauroso e il governo non ha fatto niente per aiutare Reggio a uscire da quel buco di 180 milioni di euro. Noi abbiamo voluto una mano in questa direzione, proprio perché c'erano queste difficoltà ancora maggiore. Allora per quest'area, noi come Regione Calabria, insieme a Seppi e insieme a Dentro Livello, vogliamo ragionare per creare le condizioni per trovare soluzioni nuove. E vi faccio qualche esempio. Vedete, noi abbiamo lavorato in questi giorni e il Dentro Livello ha portato a casa un risultato che è strepitoso, che è passato inosservato. Dopo anni di chiacchiere, siamo riusciti, grazie alla sua tenacia, alla sua capacità, a portare a Gioia Tauro un investimento straniero di una ditta americana che porterà 800 posti di lavoro. Erano anni che si parlava che a Gioia Tauro non veniva inserito nessuno. Siamo riusciti, grazie a un lavoro certosino, a consentire di far venire questa ditta americana e costruire auto nuove, di nuova tecnologia, che porterà un investimento a loro per la prima volta. Non verranno lì a prendere i soldi dello Stato, ma verranno loro a investire. Metteranno soldi da parte propri e daranno la possibilità a Gioia Tauro di creare un indotto. Noi dobbiamo fare la stessa operazione su quest'area, nel senso che noi dobbiamo dire con forza no alla centrale a carbone e lo ribadiamo. Dobbiamo dire sì a un progetto di sviluppo di quest'area, perché non basta dire no, è troppo semplice. Noi diciamo no perché è una scelta sbagliata, ma dobbiamo dire sì a un progetto nuovo. Scegliamo insieme, lo sceglieremo con la nuova amministrazione di merito, con i sindaci, il comprensore, il sindaco di Poro. Vedo qui in sala tanti altri che possono dare una mano in questa direzione. Scegliamo quale l'area ex libri chimica. Che vogliamo fare? La vogliamo lasciare come monumento della mancata industrializzazione della Calabria? Io credo vada bonificata e trovare una soluzione. In passato si era parlato di fare una centrale solare, per esempio, che è una centrale innovativa che possa dare la possibilità a tanti giovani, ingegneri, architetti, gente che ha studiato, di cimentarsi una nuova
tecnologia che è pulita, che possa dare posti di lavoro. Non vogliamo fare quelle, ragioniamo insieme attraverso l'uso dei fondi europei su come riqualificare quell'area e come investire per dare occupazione e sviluppo. Noi non possiamo restare in questo limbo, non possiamo ogni 2 anni tornare qui, dire no alla centrale a carbone e poi restare immobili. Su questo dobbiamo locali, perché questa cosa la possiamo fare se c'è il concorso di tutti. E allora non dobbiamo fare una riunione insieme ai sindaci, appena ovviamente finiato l'elettorato, voteranno Merito, voterà Montebello, voterà San Lorenzo, voterà Roccaforte, voteranno tanti comuni di quest'area, qualcuno l'avrà dimenticato sicuramente. Una volta fatto questa operazione ci dobbiamo sedere e trovare insieme, ragionare insieme sulla nuova programmazione europea. Guardate, lo diceva prima il dottore Toscano, uno dei problemi che abbiamo avuto in questi anni è stato il fatto che la programmazione europea non ha portato niente a questo nostro territorio. Abbiamo buttato i soldi alla finestra, né più né compagni. Ne abbiamo buttati, qualcuno si è arricchito in questi anni, truffando lo Stato, la comunità europea, la Calabria e voi cittadini. E quei pochi soldi che abbiamo investito. Poi molti di questi soldi sono tornati indietro, stanno tornando indietro a Bruxelles, perché la vecchia amministrazione regionale guidata dal centrodestra non è riuscita a spendere qualcosa come 1 miliardo di euro. Voi sapete che 1 miliardo di euro, cari amici, cari compagni, cittadini di Veneto, è la finanziaria di uno Stato membro della Comunità Europea. Non so se ci stiamo rendendo conto. Malta, che è un'isola qua vicino a noi, non fa 1 miliardo di euro di bilancio. Noi abbiamo buttato 1 miliardo di euro perché non abbiamo saputo spendere i soldi. Noi stiamo tentando di recuperarli con Oliverio, stiamo lavorando per cambiare la macchina in corso, come dice lui, per salvare questi fondi, ma con la nuova programmazione una cosa certo la faremo. Diremo basta ai micro progetti che non servono a niente, servono solo a dare contentino all'amico, al sindaco di turno. Basta con queste cose. Dobbiamo ragionare con pochi progetti sull'area meccanica. Ragioniamo di un progetto che possa essere realmente di sviluppo e che possa trarre investimenti. Altrimenti non serve a niente. Non serve a niente che io, il mio amico sindaco di Bovali, gli faccio fare la piazzetta del comune con i fondi europei, la piazzetta la faccio fare a Merito e la piazzetta la faccio fare a Montebello. A che cosa è servito? A niente, a buttare tutta la finestra. Raggruppiamo questi fondi e facciamo 1, 2 grandi opere infrastrutturali che possono eliminare il gap che c'è tra questo nostro territorio e i territori di altre regioni europee più avanzate. Allora dobbiamo ragionare in questa direzione. Ragioniamo, stiamo facendo uno sviluppo molto importante per quanto riguarda le nuove tecnologie di internet, stiamo cambiando la Calabria con la rete a banda larga ultra veloce. Questo è un vantaggio che potrà, voi sapete che ormai il 15% del nuovo lavoro viene da internet. Porteremo la Calabria dall'ultimo posto in Italia al primo posto in Italia da questo punto di vista. Vi ho fatto un esempio, ragioniamo su qualche altra cosa che possiamo fare con i fondi europei per portare la Calabria e questo territorio ad avere un'attrazione per portare nuovi investimenti. Vogliamo fare turismo, vogliamo fare agricoltura, ragioniamoci insieme e troviamo una soluzione e mettiamo i soldi sul progetto, ovviamente. L'altra questione, i trasporti, lo diceva anche qui il dottor Toscano, noi su una cosa, io sono appena insediato come assessore dei trasporti, mi sono trovato dinanzi a una situazione molto complicata. Merito rispetto a Cova Marina, non è più a pochi vantaggi più, perché la linea dopo il binario finisce la stazione media di Porto Salvo e c'è qualche vantaggio piccolo, vantaggio più. Ma ovviamente non dobbiamo dare risposte, faremo un nuovo piano di trasporti per dire la cosa chiara, punteremo molto sul rafforzamento della linea ferrata e punteremo a tagliare i doppioni dei pullman che fanno la stessa linea nella ferrovia, puntando molto a fare una schiera a pettine dell'interno, perché io che devo fare? Io devo consentire a chi abita a Roccaforte, chi abita a San Lorenzo, chi abita a Pagarati, di avere il servizio pullman per portarlo alla stazione Veneto e poi dalla stazione Veneto andare a Reggio, andare a Catanzaro, come viene tutto il mondo civile e democratico. E invece che abbiamo oggi? Che faccio? Ho 3 linee che fanno la stessa direzione e poi io costringo ragazzi a Pagarati dopo le 14, se non hanno la macchina resta a Pagarati, perché non c'è più il servizio pubblico. E questa è una vergogna che va cancellata. Dobbiamo lavorare perché sulle infrastrutture, dicevo prima, i fondi europei, noi non possiamo
possiamo tenere alcuni paesi in questo disastro. Andare a Roccaforte, andare oggi a San Lorenzo Superiore è una gincana, è una follia. Ovviamente le famiglie stanno abbandonando questi comuni perché ovviamente se devono piegarci un'ora per venire a Reggio, mezz'ora per arrivare a Merito Porto Salvo, e quando piove rischio di non poter manco venire, ovviamente capite bene che una famiglia che deve mandare una ragazza a scuola si trasferisce a Merito a Reggio quando non piglia la strada ovviamente di Milano, Torino o del nord Europa. Noi dobbiamo cercare di andare su queste strade. La prossima programmazione non ci consentirà di fare strade, ma ci consentirà di intervenire nelle aree interne, quindi verso le aree interne dobbiamo lavorare per avere trasporti viaggiori e infrastrutture migliori per poter far uscire questi paesi dall'isolamento e poterli farli rivivere, perché altrimenti tra qualche anno il sindaco di San Lorenzo potrà chiudere San Lorenzo Superiore e sarà un paese solo come per gli altri, non chiederà più nessuno. E noi non possiamo consentirci di arrivare a questo, perché altrimenti morirà la cultura calabrese, la cultura calabrese è fatta di questi piccoli borghi. Io sono stato a fare un'iniziativa, questo è un momento complicato, una campagna elettorale, a San Nicola di Altore, una frazione a 8 km dal centro, diciamo, della marina di Altore, e lì avevano questi problemi che non, il pullman non passa, la popolazione erano 1000 abitanti fino a 20 anni fa, sono arrivati a 200, diciamo, se mettono anche qualche gallina e qualche, diciamo, animale che abita in casa con qualcuno, insomma. Cioè, per dire che non c'è più nessuno in questi paesi. Siamo stati a Samo con Seppi Romeo l'anno scorso e il nostro segretario circolo ci diceva con molta gioia: siamo riusciti a ottenere un finanziamento per fare un centro di aggregazione giovanile. Poi voi sapete, dentro la burocrazia d'Italia, fino a che lo costruiamo passeranno 10 anni. Tra 10 anni lo trasformeranno in centro di aggregazione per anziani, perché i giovani Samo non ce ne daranno più, se non interverremo ovviamente a cambiare queste cose. E allora dobbiamo lavorare in questa direzione, no? Con i fondi europei dobbiamo lavorare a fare infrastrutture migliori, strade, soprattutto le strade, diciamo, dell'interno, collegare meglio i nostri paesi e fare opere pubbliche indispensabili che possono servire a trarre investimenti e a smuovere l'economia. Io sono entrato assessore al lavoro, ai lavori pubblici, scusate l'aps, ricordi del passato, e la prima cosa che ho fatto, ho cercato di togliere dal cassetto una serie di progetti che erano fermi, con svariati milioni, centinaia di milioni di euro che non venivano spesi. E abbiamo subito, a martedì firmeremo per esempio il contratto con la nuova metropolitana di Catanzaro di superficie, che saranno 140 milioni di euro che daranno un grande impulso di mobilità a quella città. Abbiamo sbloccato l'ospedale della Piana a Palmi, il nuovo ospedale di Vibo, il nuovo ospedale della Siparide, la Carico Gambari, progetti per quasi 800 milioni di euro che daranno in questi mesi, per 4-5 anni, quasi 2000 posti di lavoro. Noi non possiamo consentirci di tenere bloccati questi progetti, noi dobbiamo dare, attraverso l'uso dei lavori pubblici, come diceva un vecchio economista che però ragionava con me, che era Keynes, in un momento di difficoltà bisogna incentivare il lavoro pubblico per smuovere l'economia, che se tu fai queste operazioni tutto l'indotto si muove e si riparte il tessuto, altrimenti non ripartirà niente e resteremo sempre con la crisi economica, sempre a cercare di trovare soluzioni tampone che non troveremo mai. Allora noi ho lavorato in questa direzione e continueremo a lavorare su questo territorio. Stiamo lavorando a dare delle risposte. Abbiamo dato in questi giorni, ho fatto un bando per, vi ho dato dei fondi per l'erosione costiera che toccheranno anche questo territorio. Abbiamo dei fondi con il dissesto idrogeologico che andranno a recuperare facendo una serie di pennelli su tutto questo territorio che va da Brancaleone fino a Lazzaro, proprio, e ci sarà anche meglio in questo, proprio per andare a cercare di salvare la costa dall'erosione che ovviamente sta colpendo a fondo, che non devo insegnare niente, conoscete la situazione del lungomare di Merito, che può diventare veramente esplosiva da qui a qualche anno, se noi interverremo. Su questo interverremo, c'è il nostro impegno, vedremo i frutti e con il nuovo, ovviamente, sindaco poi ragioneremo su come fare questi pennelli. Ci sono tanti modi per dare un sostegno concreto anche a questo territorio, dal punto di vista turistico, ma anche dal punto di vista lavorativo per i pescatori che stanno su questo territorio. Per dare concreti, diciamo, interventi.
Voi sapete che ovviamente potremo lavorare con la nuova amministrazione su questo, cioè ovviamente io una cosa la voglio dire a scanso di equivoci, noi lavoreremo nell'interesse medico e quindi con più vinca, questo che sia chiaro, noi abbiamo interesse come regione Calabria l'aiuto a questo territorio di medico dell'area organica, quindi a prescindere di lì. È inutile ovviamente che vi dica che se siamo qui abbiamo ovviamente più sinergia con questa lista, ovviamente sarà più facile lavorare. Abbiamo a cuore, siamo un'istituzione, gli interessi di questo comprensorio e quindi con la nuova amministrazione lavoreremo attraverso gli strumenti che abbiamo. Noi abbiamo la legge 24 che dà la possibilità ai comuni di fare opere pubbliche, ovviamente attraverso anche un cofinanziamento da parte del comune. Possiamo ragionare, ragioneremo su qualche opera pubblica che ragioniamo insieme da fare insieme a voi. Io ovviamente conosco questo territorio per averlo frequentato per tanti anni. Ci sono due problemi che possono, io vi rilancio, poi ovviamente voi mi direte non vanno bene questi due, ne scegliamo altri due, nel senso che poi sarete voi a decidere, non sarò io a decidere, diciamo da Catanzaro in questo caso, dalla sera dell'assessorato cosa dobbiamo fare per meglio, sarete voi a decidere, ma ovviamente un ragionamento su una razza, su questo territorio che manca, diciamo, per pericolo, per l'impatto ambientale che è tutt'altro, ma dobbiamo fare qualcosa che possa servire allo sviluppo del territorio. E la questione ovviamente del palazzetto dello sport, che per merito è una questione scottante, ragioniamo su come intervenire per migliorare questa infrastruttura che è un punto dolente per questo territorio. Noi ci ragioneremo insieme al nostro futuro candidato, al nostro futuro sindaco Marino, ragioneremo insieme, ma anche su altri progetti. Quindi, inutile dirvi che noi siamo persone serie e esempi, non diciamo qua vi faremo 50 progetti e saremo ipocriti. Faremo un progetto, due, nel corso dei 4-5 anni, ma lo faremo insieme e lo sceglierete voi e noi vi daremo la mano per farlo, perché ovviamente se come dicevo prima noi vogliamo aiutare lo sviluppo del territorio e ovviamente in questi giorni ho finanziato opere pubbliche su questo territorio e questo ovviamente lo sa anche il capogruppo. Su 30 opere che abbiamo finanziato in tutta la Calabria ne abbiamo finanziate 10 soltanto nella Lopida, proprio perché riteniamo che questo sia un territorio che abbia più esigenze rispetto agli altri. Noi faremo la stessa cosa con l'area meccanica, ovviamente ragioneremo con i sindaci e daremo una mano per uscire da queste difficoltà che ci sono. E allora noi dobbiamo, dicevo prima, ragionare in questa direzione, puntare sui fondi europei, puntare su questa sfida dei trasporti, sulla 106 ci stiamo ragionando, abbiamo riapportato la variante di Palizzi, che sarà un'opera fondamentale, perché da Bova Marina andando si taglierà quella strozzatura di Palizzi che ovviamente creava difficoltà non solo per il fatto che si passava al centro del paese, ma il fatto che ovviamente era una strada molto tortuosa e che creava difficoltà. Quanto ci ha guadagnato Bova dalla nuova, diciamo, tangenziale è sotto gli occhi di tutti dal punto di vista ovviamente dell'eliminazione del traffico e noi su questo ci dobbiamo lavorare e poi ovviamente dobbiamo ragionare sulla riqualificazione del territorio. Noi abbiamo la questione delle ATER, io sto cercando di lavorare, sono stato l'altro giorno a Gioia Tauro e una cosa la voglio dire, noi puntiamo non a costruire nuovi palazzi, sia chiaro, noi puntiamo a riqualificare quartieri invivibili che abbiamo. Sono stato al quartiere dove Fogna c'era aperto strade che non esistono e cittadini che vivono come una città del quinto mondo, manco del quarto mondo. Noi abbiamo il dovere su questo, ragioneremo anche con il sindaco, di risanare il nostro patrimonio che abbiamo, puntando a non costruire ma impatto zero, a abbattere e ricostruire dove ci sono cose per poter dare nuovo sviluppo ai nostri quartieri. Ultimo e chiudo, l'ospedale, che è la questione principale ovviamente, ha detto Giuseppe molto bene, però si è occupato, insomma, ha fatto una visita poi all'ospedale di Medico, puntando a vedere quali erano le difficoltà e come uscire. Noi con la nuova amministrazione e con i sindaci, con il nuovo commissario del Trasporto, ci vedremo nei prossimi giorni e ragioneremo su come rilanciare questo.
senza fare promesse che noi non siamo abituati a farle. Quindi qua non siamo venuti a fare nessuna promessa, ma qua siamo venuti a dirvi che insieme a Sebi faremo insieme a voi, punto per punto, vedere cosa si può fare, cosa non si può fare, lo diremo con chiarezza. Se mi chiedete di mettermi in punto nascita, vi dico di no, non perché non ve lo voglio dare, perché è impossibile, e noi dobbiamo essere amministratori seri che dicono la verità, ma noi dobbiamo rilanciare l'ospedale. E ci sono 3-4 operazioni che possiamo fare: la oncologia, puntando a rafforzarla, portando a mettere un punto qui per fare la terapia per l'oncologia, e ci sono le potenzialità, quindi spostare una serie di, togliere a Reggio tutta una serie di, consentire a tutti i malati oncologici di questo territorio di fare la chemioterapia a merito, che è un punto fondamentale, e si può rilanciare l'ospedale, puntare a rilanciare la diagnostica, le chirurgie, gli ambulatori e altri, diciamo, reparti che in questo momento sono in difficoltà perché manca il personale. Qua c'è Anna Scordo che lavora all'ospedale medico e conosce meglio di me, ovviamente, la realtà. Noi abbiamo iniziato a fare le assunzioni negli ospedali hub, cosiddetti hub, che sono gli ospedali di Reggio, di Calanzaro, di Cosenza. Ora punteremo a fare le assunzioni negli altri ospedali, cioè noi andremo a sostituire quel personale che è andato in pensione e non viene sostituito. Vi ricordate la questione del lobby pediatrico di merito, perché si era chiuso? Perché ovviamente andando in pensione il personale, per motivi di malattia di qualche dipendente, di qualche medico, non si riusciva più a tenere l'obbligo. Noi dobbiamo far ripartire le assunzioni per riaprire le parti e dare risposte. Su questo c'è l'impegno, io ripeto, c'è l'impegno nostro, e lo faremo, e daremo risposte concrete. E punteremo a spostare, anche a mettere nuovi reparti a medico che mancano, perché noi dobbiamo dare risposte a questo territorio. La dialisi è un altro aspetto che noi dobbiamo rilanciare. Prima delle, diciamo, delle elezioni abbiamo fatto un tentativo che ha diventato sempre Romero molto brillantemente di privatizzare la dialisi e darla in per via di euro. Noi invece vogliamo fare un progetto di dialisi pubblica, e cioè che invece che i cittadini meritano vadano a Reggio o a Scita, dobbiamo portare i posti letto qui per fare la dialisi, e su questo ci lavoreremo, e porteremo anche una struttura qui su un medico, perché ce n'è bisogno per questo territorio, ma c'è bisogno anche per i turisti che vengono qui, perché questi sono ancora più dialisi, perché oggi questa è la malattia purtroppo del futuro insieme a quella del diabete. Sono malattie che sono in forte espansione, e noi abbiamo una lista d'attesa che è veramente paurosa, e noi dobbiamo allargare, e questo lo possiamo fare su me. Banda Messina, hai detto giusto, Banda Messina. Io conosco bene il problema, per avere qualche parente che ha questo problema, e la gente, a Messina addirittura strutture private vengono a Reggio, in provincia di Reggio, gli forniscono al malato anche l'autista che lo portano all'ospedale di Messina, e la regione paga due volte, perché paga la bolletta per andare fuori regione. Noi invece dobbiamo aprire nuovi posti letto in questo territorio, e lo faremo qui a merito su questa questione. E nessuno ci può dire che aumentiamo le bollette, perché le riduciamo così, come vi ho detto prima. Perché abbiamo un'immigrazione sanitaria paurosa verso la Sicilia, che ci costa 3 volte tanto. E l'ultimo aspetto, ora finiremo a Reggio la PET, che era una questione veramente vergognosa. Ci sono liste d'attesa in questa nostra provincia, in questa nostra Calabria, di 8 mesi per fare una PET. Una persona, ovviamente capite che per salvare una vita la PET è necessaria farla il giorno dopo, non dopo 8 mesi. Noi apriremo questa PET ed è una possibilità di abbattere le strategie e evitare che i nostri cittadini vadano a Catania, a Messina, o i cosentini vadano a Bari o a Napoli. Siamo ancora in queste condizioni, avendo ridotto la nostra Calabria. La cambieremo con queste cose, e quindi la cambieremo con voi, con il vostro aiuto. E allora, e chiudo, l'ho fatto troppo lungo, mi scuserete, anche perché dobbiamo andare a fare un comizio a Scita. Avete ora questa possibilità di cambiare il merito. Tra l'altro la lista, se non sbaglio, si chiama Medico Campi. Il nome più giusto non poteva essere. Noi dobbiamo cambiare radicalmente Medico.
modi, nel modo di governare, nell'approccio ai problemi, e lo dobbiamo fare insieme. Costruiamo insieme una nuova classe dirigente che con Marino potrà, ci sono tanti giovani candidati, diamo una mano a Marino, diamo una mano a questo nuovo gruppo dirigente. La regione sarà al vostro fianco, il Partito Democratico sarà al vostro fianco per cambiare le cose, per rendere questo territorio più sicuro, più trasparente, più legalitario, ma soprattutto con una prospettiva nuova di rivolta all'occupazione e allo sviluppo. Noi dobbiamo giocarci tutto il futuro di questi 5 anni puntando ad avere un'amministrazione regionale e comunale che puntano a sviluppare l'idea di nuovo lavoro per i nostri giovani. La battaglia passerà da qui ai 5 anni, noi vinceremo o perderemo questa sfida se cambieremo un indice. L'indice dei giovani che se ne vanno via dal nostro territorio. Se lo batteremo drasticamente avremo vinto la scommessa, altrimenti non avremo perso. Noi questa scommessa la vogliamo vincere insieme a voi. In bocca al lupo a Merito Cambio, in bocca al lupo a questo territorio per il cambiamento.